molto più grave, quello che vi dicevo, è la situazione praticamente di ateismo in cui molti vivono, per cui guardando al futuro cosa vedono? Vedono nessuno, non c'è Dio, non c'è la provvidenza, non c'è il suo aiuto, non c'è nessuno, non c'è nessuno da pregare perché intervenga. È chiaro che allora questa paura del futuro diventa una paralisi, diventa una forma di pessimismo radicale e a volte diventa anche una resa, un gettare la spugna. Come si esce dalla paura del futuro? Cari amici, lo dice la Madonna: non temete perché Dio è con voi. Cioè, la consapevolezza che Dio c'è, che Dio provvede, che Dio governa il mondo, che Dio ha a cura noi stessi più di quanto noi abbiamo cura di noi stessi. Perché molte volte noi abbiamo cura di noi stessi soltanto sul piano materiale, invece Dio ha cura di noi stessi anche sul piano spirituale. E sul piano del nostro destino eterno e della salvezza della nostra anima. Dunque, la paura del futuro, che poi è quello che ha fatto la Madonna nel suo ultimo messaggio, viene eliminata così come la nebbia si dissolve al sole, viene eliminata con la fiducia in Dio, con la consapevolezza che Dio c'è. Allora, la presenza di Dio nella nostra vita, la presenza di Dio mediante la fede e mediante la preghiera, come dire, non solo ci rasserena, ma ci sprigiona in noi, come dire, delle forze positive, cioè il coraggio, l'ottimismo, le idee, la creatività, le idee nuove, la voglia di darsi da fare. Insomma, la consapevolezza della divina presenza nella nostra vita è liberante. Cioè, come ha detto la Madonna, Dio è amore e libertà. Come la presenza di Satana è schiavizzante, ci lega, ci tiene a guinzaglio con le paure che lui suscita, e poi, spingendoci al peccato, ci tiene fermi nella palude del male e fa di tutto per impedirci di uscirne fuori, per cui la vita, diciamo, dove non c'è luce, non c'è fede, non c'è grazia, ma c'è il male, c'è il peccato che domina, è una vita di uno che è nelle sabbie mobili che lo inghiottono ogni giorno, senza speranza, senza possibilità di salvezza. Invece la prospettiva che ci viene dalla fede, dalla divina presenza, è liberante, perché ti apri la prospettiva del futuro dove Dio è presente, dove Dio opera, dove Dio, come ha detto la Madonna, ha inviato me per costruire con voi un futuro migliore. Ci chiama in questa prospettiva, ci chiama a uscire fuori dalla immobilità, ci chiama alla creatività, ci chiama al lavoro. Anzi, la Madonna ci mette, ognuno di voi è necessario per questo. Ci chiama dunque alla, come dire, alla costruttività del futuro. È bellissimo, cari amici, invece di star lì a indovinare cosa ci aspetta e magari a tremare e ad aver paura, che è la prospettiva di chi non ha Dio. L'alternativa è totalmente diversa, e cioè è quella di mettersi a lavorare per costruire un futuro migliore. Cioè, quindi, invece del futuro che paralizza e che angoscia, la prospettiva di un futuro che è migliore, che noi costruiamo oggi. Questa è la prospettiva della fede, è la prospettiva di chi, appunto, ha sciolto le catene del male, è entrato nella libertà e nella creatività dei figli di Dio e quindi entra, diciamo così, in una fase costruttiva, in una fase operativa, in una fase in cui il futuro diventa il presente che tu costruisci. Però, cari amici, vorrei dire due parole sulla parola coraggio. Qui la Madonna ci dice siate coraggiosi, e l'ha detto tante volte, siate coraggiosi nei suoi messaggi. Cioè, cari amici, siate coraggiosi vuol dire uscire fuori dalla paura. Ma come si esce fuori dalla paura? Si esce fuori dalla paura con la fede in Dio, con la preghiera. Però se noi analizziamo la parola coraggio,
Non sono andato a cercare sul web cosa vuol dire, però occhio e croce mi sono fatto un'idea di quale parole è formata l'espressione, la parola coraggio. Coraggio, cuore, agio, agire. Quindi coraggio vuol dire, cari amici, lo slancio del cuore per agire, per dire c'è questo fosso da saltare, lo salto. C'è questa altezza, questa montagna da salire, la salgo con lo slancio del cuore. Ci sono delle difficoltà da affrontare, mi metto sotto con lena. Questo ci dice la Madonna, cioè la parola coraggio sta a indicare che non è che la strada sia in discesa, o che le prospettive siano pianeggianti, o che non ci sia nessuna difficoltà da superare. La parola coraggio è quella che ti dice, attenzione, ci sono difficoltà da superare, ci sono battaglie da fare a livello sociale, a livello spirituale, a livello soprannaturale, però tu devi avere fiducia in Dio e con lo slancio del cuore darti da fare, e qui la prospettiva è molto chiara, cioè, ma lo dici, uscite dall'immobilità, uscite dalla paura, uscite dal pessimismo, uscite dall'accidia, se vogliamo dire anche questo, e affiancatevi a me per costruire un futuro migliore. Ecco dunque la prospettiva bellissima che ci offre la Madonna in questi tempi veramente difficili, perché come la Madonna li ha già descritti, tempi di discordia, di confusione, di agitazione, però tempi in cui lei è presente e lei è qui, cari amici, a dirci che con la fede e la speranza il futuro migliore diventa una cosa reale, diventa una cosa possibile. Lo sguardo, quindi, è quello di un cammino dove man mano che si va avanti aumenta la luce. Questo è il messaggio che volevo darvi, cioè lo sguardo soprannaturale a cui la Madonna ci ha chiamati tante volte, ma soprattutto il suo ultimo messaggio è uscire fuori dalla cappa di nebbia e dalla palude e dalle sabbie mobili in cui il demonio ci ha frenati, immobilizzati, inaciditi, incapaci di camminare, uscire fuori da tutto questo. Mediante la fede e la preghiera, e con coraggio andiamo verso il futuro che la Madonna ci assicura, col suo aiuto sarà un futuro migliore. Cioè, man mano che andiamo avanti con lei, la luce aumenterà, il bene aumenterà fino alla vittoria finale.